Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con un nuovo video di Final Fantasy VII. Nello scorso video siamo arrivati nel villaggio di Icicle. Abbiamo scoperto delle cose interessanti riguardanti Genova e Iris. E poi ho fatto poi dopo il minigioco dello snowboard e adesso dovremo affrontare il grande ghiacciaio. Adesso carichiamo subito il salvataggio. Questo qua. E avevo avuto dei problemi con la mod in italiano, però poi adesso ho rimesso tutto a punto di nuovo, ho reimpostato tutto in italiano, quindi possiamo proseguire. Devo solo fare una modifica veloce a CID, perché qui fanno. Ci sono dei nemici che fanno Berserk. E gli altri vanno bene. Quindi andiamo subito. Ecco, adesso qui siamo nel grande ghiacciaio, il Great Glacier. Questa è la mappa che abbiamo trovato nel villaggio di Icicle, è utilissima. E noi siamo adesso nel punto di partenza in basso, nello start. E io adesso andrò a prendere subito gli oggetti base, diciamo. Quindi mi dirigerò a sinistra dove ci sono quelle grotte. Andrò subito là. Quindi andiamo a sinistra. E adesso vi faccio vedere però che la mappa la potete vedere solo nei luoghi principali. Infatti in queste vie di passaggio non potete vederla. Questo è anche uno dei motivi per cui è abbastanza difficile questa zona. Io addirittura mi ero stampato, anzi avevo disegnato a mano la mappa, quindi la consulto. Allora, no, diciamo, questi sono deboli al fuoco. Beh, sconfiggerò un po' di nemici, poi però per fare prima scapperò perché sennò. Qui è pieno zeppo. E adesso però bisogna solo fare in fretta perché dopo un po' di tempo Cloud collasserà. Infatti sviene per il freddo e non è game over perché poi ci risveglieremo in una baita a nord, però è meglio evitare. Almeno. In realtà è comodo anche perché poi appunto ci ritroveremo già lì. Voglio fargli Fire 3. Comunque è possibile esplorare tutta questa zona senza svenire. Se vi studiate il percorso e ogni volta prendete un oggetto, poi uscite. Perché infatti se uscite da questa zona, resettate il cronometro, diciamo. Quindi Cloud non svenirà più, diciamo. Adesso non so quant'è il tempo, però adesso qui siamo nel dove c'è l'ala dell'aereo, la coda dell'aereo. Andiamo di qua. A me non interessa fare tutto senza svenire, tanto è solo stress in più, quindi preferisco fare così al massimo. Anzi, è anche meglio se faccio così perché così vi faccio vedere nelle condizioni peggiori come ritornare qui. Quindi adesso dovremmo essere arrivati nella grotta, qui è la zona della grotta. C'è Kotal Kahn. Questo qua è. Ha una destrezza. Ha un'evasione, anzi, praticamente infinita. Proviamo Deat, vediamo se funziona. Mi sa che è immune. Allora. Ti becchi un Comet. Ancora vivo. Ah no. Mi sembrava. Mi si è beccato un asteroide. Se non mi sbaglio qui. Ah, intanto vi faccio vedere. Siamo arrivati nelle grotte a sinistra, a ovest.
adesso. No, la grotta era di là. Qui c'è un glitch che adesso vi spiegherò, è molto semplice, sempre se non lo tolgono con qualche patch. Allora, lei è... Ah, ecco, aspettate, poi ve lo spiego dopo il glitch. Da questa qui è importante rubare un accessorio. È molto utile soprattutto per i personaggi maghi. Dovrei fare Asti. Ma Cloud dovrebbe essere immune, sì. Ha 4000 HP e debole a fuoco. Come quasi tutti i nemici qui. Facciamo Asti. Già che ci sono, ti frego pure gli MP. Ah, c'è riuscita. Devo attaccare Kate Sith prima che faccia danni. Dai, Cloud, che così concludiamo. Eccolo qua, Chicklet. Ti faccio Fire 3, disgraziata. Di nuovo su di lui. Maledetta. No, che Kate Sith ci potrebbe anche uccidere se volesse. Ok, ce l'abbiamo fatta. Forse gli devo mettere la difesa contro confusione. Ah, cover salita. Allora, adesso, velocemente, perché qua mi sa che il tempo passa anche quando guardo il menu. Eccolo qua. Questo accessorio aumenta la magia e lo spirito di 30 punti. Quindi forza magica e difesa magica di 30. E lo metterei a Kate Sith, visto che è il mago. E poi però... No, questo no. Beh, Manipulate in realtà non mi serve. Mettiamo questo. E anche Life. Togliamo Life per il momento. Mistifi. Mettiamo la difesa che qua... Che a volte succede che non te ne accorgi e poi fai game over per queste cose qua. La Mistify ha dead effect. Dovrebbe avere la difesa contro confusione. Perfetto. E anche Berserk, quindi siamo a posto. Allora, adesso qui. Ecco, lì c'è un oggetto da prendere, però fate attenzione perché c'è un glitch che vi permetterà di ottenere questo oggetto, di ottenerne in quantità infinita. Allora, ecco, adesso è uscita la scritta è un elisir, però no, voi non premete il tasto ok, uscite senza premere nient'altro. E adesso, rientrando, c'è ancora. Infatti noi adesso abbiamo 9 elisir, prima ne avevo 8 probabilmente. Adesso vi faccio vedere. È un elisir, usciamo. Battaglie permettendo. Di nuovo Kotal Kahn. Disgraziato. No, però contro questo, anzi, visto che l'ho messa, facciamo così perché fa perdere tempo questo. Adesso se è rimasta ancora la scritta, perché adesso sinceramente... ok. E vediamo un po'. Eccolo là, 10 Elisir. Faccio vedere ancora un'ultima volta, poi... Quindi voi premete rotondo una volta, e compare la scritta, uscite. E rientrate. Adesso ne dovrei avere 11. Però adesso basta perché non voglio esagerare. È un elisir. Infatti, se premete poi di nuovo, scompare. Quindi, se volete farmare gli elisir infiniti, fate così. In realtà, sta finendo gli MP lui, però. Thank you.
Mazza, resistente sta qua. E giustamente vive qua nel ghiaccio, nel ghiacciaio. Oh, finalmente sei schiattata. Anche perché ogni attacco che le facevo, facevo una contromossa. Quindi adesso andiamo di qua. Anche se in realtà sto perdendo tempo. E no, andiamo. Ma forse potevo andare anche in alto a destra. Era la stessa cosa. Sì, andiamo in alto a destra. Perché a sinistra si va verso la faccia. Però volevo andare verso. Verso l'albero. Ammazza. Avete visto quanto è potente quell'accessorio? Anzi, in realtà avrei dovuto rubargliene altri. È un ottimo luogo per farmarli. Allora, è aumentato Restore, adesso possiamo usare cure 3 e poi Poison, Bio 3. Andiamo subito di qua, vediamo se riesco ad arrivare al lago ghiacciato. Allora, qui siamo nella faccia e non volevo venire qua. E allora mi conviene andare verso nord, verso la via a questo punto. Perché così dovremmo resettare il timer. Allora, lui ha pochi MP. Lui deve usare per forza. Vediamo Bolt 3, se dovrebbe essere efficace. Massimo li finisco con il trino. Ah, si muoiono a scoppio ritardato. Provo a fare così, vado prima a nord, se riesco a passare. E da qui in teoria dovremmo uscire, però non ancora completamente. Ecco, infatti, adesso siamo nella distesa innevata. Neve a perdita d'occhio, dobbiamo essere prudenti. Infatti adesso in questa zona meglio piazzare un punto di riferimento. Piazza il riferimento premendo ok e si piazza così con il tasto rotondo. Adesso noi questa zona si può dividere in quattro aree. A nord c'è la nostra destinazione finale, però adesso non ci voglio ancora andare. A ovest ritorniamo da dove siamo arrivati, dal grande ghiacciaio dove c'era la faccia. A est invece ci sarà una grotta che però vedremo dopo. E invece a sud c'è un'altra grotta, però in questa distesa, dove ci sarà la materia Hall. Io adesso voglio ritornare nel grande ghiacciaio, quindi andrò a ovest. Quindi semplicemente ritorno di qua. Così facendo dovrei aver resettato il timer, però non ne sono sicuro al 100%. Se questi sono deboli a Bolt. Sì. Quindi adesso ritorniamo dove c'è la faccia. E siamo qui. Quindi siamo di nuovo dove c'è la faccia lì in alto a sinistra. Andiamo verso il tronco d'albero che attraversa il fiume.
adesso basta però. Mi lancia lo scudo, sto infame. È difficile scappare da questo qua. Già è difficile colpirlo. Andiamo adesso in basso a destra. Ah no, no, no. Ma questa... Hai quel bel accessorio. Stavolta non funziona più. Spero di fare più in fretta. Ma voglio provare Death su sta disgraziata. Voglio vedere se... Eccolo là. Non se funziona. È immune alla morte. Grazie. Da poco, però la cosa più utile è quell'accessorio lì. Adesso dovrei ritrovarmi dove c'è il tronco d'albero. Sì, dalla mappa fa vedere che attraversa un fiume, però ovviamente è tutto ghiacciato. Questi essendo volanti invece sono resistenti. Che gli frego se non lo uccido. C'è un po' di MP. Dovrebbe far male solo a Cloud, sì. Quindi adesso siamo... No. Siamo dove c'è il tronco, devo andare verso l'albero a destra. Quindi andiamo di qua. Ah no, allora solo uscendo fuori resetta il timer. Comunque, come vedete, non è game over perché ci salva questo personaggio qui. Sveglio? Sei svenuto sul grande ghiacciaio, è un miracolo tu sia ancora vivo. Il mio nome è Olzolf. Vivo quassù da 20 anni. Prendi di dirigerti verso nord, è meglio che ascolti i miei consigli. Perché non andiamo nell'altra stanza e ci mettiamo comodi? Allora andiamo pure di qua. Ci offre una cioccolata calda. Sapete già di coloro che hanno osato sfidare la rupe? Diciamo di no, così ce lo dice lui. Una vecchia leggenda narra che molto tempo fa cadde un oggetto dal cielo. L'impatto sconvolse la terra a tal punto che si formò questa rupe. 20 anni fa io e Yamsky provammo a scalarla per vedere cosa ci fosse dall'altra parte. Ma non eravamo preparati, non pensavamo che la temperatura potesse scendere tanto. Sulla rupe soffia un vento così gelido da assiderarti in breve tempo. Yamsky era dietro di me, tagliò la corda e... lo persi di vista. Vivo quassù da allora, sfidando ancora la rupe, assistendo e ammonendo ogni giovane scalatore. Se hai intenzione di scalare la rupe, devi prendere 2 precauzioni. Primo, segna la strada, è difficile da trovare a causa della neve. Quindi ok, rotondo, conferma strada e cambia, premi ripetutamente per scaldarti, ma questa è una cosa che vedremo poi nel prossimo video.
E secondo, riscaldati appena arrivi su un pianoro. Hai capito? Sì. Vi sarete stancati ad arrivare fin quassù. Prima di affrontare la scalata, riposatevi. Quindi adesso siamo arrivati qua, vediamo solo se ci dice altro. No, ci ripete, però questa cosa la vedremo per poi scalare una montagna nel prossimo episodio, che ci mancano ancora un sacco di cose da vedere e da fare. Allora, salviamo. Usciamo fuori e qui ci sono i nostri compagni, infreddoliti, anzi congelati. Sai una cosa? Stavo pensando, che cosa? Sono i posti come questo che ti fanno capire quanto sia meravigliosa la natura. Ma se qualcuno mi dicesse di vivere qui, gli direi, ma va, beh, lo sai. Comunque, se proprio dovessi vivere in questi luoghi, farei di tutto per renderli migliori. Penso che Midgar sia l'esatto opposto di questo luogo. Da questo punto di vista anche la Shinra non ti sembra poi male. Ma che diavolo sto dicendo? La Shinra non male? Ok, saliamo prima noi, voi verrete su dopo. Perché infatti adesso, per andare avanti nella storia, dovremmo andare lì a nord e scalare la montagna. Però adesso io invece voglio ritornare nel grande ghiacciaio. Stare in un simile posto mi fa sentire come se il pianeta non fosse davvero con noi. Certamente non c'è alcun paragone, voglio dire, il pianeta non si accorge nemmeno di noi. Cambi il gruppo, no? Non resisto al gelo. No? Chissà cosa c'è oltre quella vetta. Beh, presto lo vedremo. Io vorrei sapere cosa c'è oltre quella cima. E lo scoprirai se guardi il prossimo episodio. Vediamo, Tifa. Continua a ripetermi che il freddo mi fa bene. Allora, torniamo indietro. Quindi qua siamo nelle pendici rupe di Gaea, però adesso ritorneremo nella distesa di neve, eccola qui. Adesso noi siamo a nord e dobbiamo andare a sud. E a sud c'è la grotta con la materia Hall. Ecco, è importante usare quei paletti come punto di riferimento perché quando c'è la tempesta, sposta tutto. Ah, eccola, l'ho intravista. Eccola lì. C'è più bisogno di quella. Tanto qui non vi potete sbagliare, è orientata verso nord la grotta, quindi sapete che qui l'entrata invece è diretta a sud. Quindi qui c'è la materia Omni-Hall. Eccola qua. E a questo punto però rientriamo nel ghiacciaio, quindi andiamo a ovest. Andiamo così, dovrei comunque entrare. Adesso questa cosa qui che bisogna guardare la mappa mi ricorda molto quel. C'era un dungeon di Final Fantasy VIII, la tomba del re senza nome, dove era più o meno c'era qualcosa di simile, dove bisognava guardare la mappa. E anche lì ti potevi perdere. Era meno grande comunque. Allora, adesso siamo entrati di nuovo nel grande ghiacciaio. Eccoci qua. Adesso però dovrei riuscire a fare in tempo ad andare nel lago ghiacciato. E poi da lì forse uscire, così da resettare il timer. Adesso basta. Scappiamo perché già questi forse non mi permettono di uscire. No, ma è possibile scappare, infatti. Quindi andiamo di qua. Sì, questa parte o vi piace o la odiate. Non c'è una via di mezzo. Ritorniamo adesso verso l'albero. Che non eravamo arrivati l'altra volta, era svenuto più o meno qua, Cloud.
Ovviamente se state giocando con la PlayStation 4, tutta questa parte sarà molto più facile per voi. Allora, adesso siamo dove c'è l'albero, devo andare a sud, verso quella grotta nel lago. Quindi andiamo di qua. Devo fare un po' più in fretta. Eccoci qua, allora qui c'è un oggetto, se le battaglie, se i mostri si facessero i fatti loro. Dai però. Ma questa è una pozione, ma nulla di che. Però adesso qui c'è un accessorio importante. Ah, c'è di nuovo lei. Se Claudio riesce a rubare subito. Ok. Vediamo la limit, questa non l'avevamo vista. Ah, sono usciti tre simboli uguali. Dovrebbe fare un bel po'. Eh sì. Soffio ghiacciato. Time. Se non mi sbaglio possiamo usare stop, ma lo vediamo dopo. Adesso qua però c'è una specie di puzzle da fare. Se riesco a entrare qui ogni volta. No, faccio prima a sconfiggerli questi. Adesso qua se riesco a entrare, ecco qua. Qui c'è una grotta, però per entrare dovremo passare questi blocchi di ghiaccio. L'unico modo è saltare, non c'è altra scelta. Voltati nella direzione in cui vuoi saltare e premi ok. Quindi, ovviamente il primo è quello. Bisogna partire da qui, quindi in alto. Poi, perché c'è un percorso prestabilito, è uguale per tutti, quindi anche nella vostra partita. Poi andiamo avanti. Adesso a sinistra. Giù, a sinistra, avanti, a destra, avanti, avanti, su, sinistra, giù, destra, destra, su, e siamo arrivati. Se cadete in acqua ricomincerete dall'inizio, dalla base lì. E qua c'è un accessorio. Eccolo qui. Anello salvo, questo è. Eccolo qua. Questo, Safety Bit, protegge da Sudden Death, Petrify, Slow e Numb. Adesso, qua abbiamo finito. Per tornare indietro, però, il percorso è diverso. L'unico modo, sì. Quindi primo di qua, poi a sinistra, giù, destra, destra, giù, sinistra, giù, destra, giù, sinistra e siamo arrivati. Quindi questo abbiamo preso anche questo oggetto. Ci sono sei oggetti in totale. Noi ne abbiamo presi quattro. Ce ne mancano due, i più importanti. Allora adesso. Ok, voglio andare verso quella grotta in basso a destra. E lì c'è l'uscita. Se riesco a fare in tempo, facciamo un po' prima. Altrimenti Claude svenirà di nuovo. E
ci ritroveremo di nuovo nella rupe di Gaea. Però dovrei fare in tempo, secondo me. No? Cosa fai, Cloud? Devi andare di qua, maledizione. Sì, sono esattamente dove volevo. Andiamo di qua. Basta incontri. Adesso siamo arrivati nella grotta in basso a destra e se faccio in tempo riesco a uscire in grande stile. Ah, qui tanto non c'è nulla da raccogliere, dobbiamo semplicemente andare di qua. Se Cloud non mi fa l'infamata di svenire proprio qui dentro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo nei guai, usciamo di qui. E poi qua Cloud fa i giochi invernali del 1992 e siamo fuori. Adesso abbiamo resettato il timer, quindi rimettiamo un attimo in ordine. Allora avevo raccolto, anzi no, era salita di livello time. Adesso possiamo causare stop ai nemici. Poi l'accessorio l'abbiamo visto, quindi direi di fare un altro salvataggio. Che adesso ci mancano le ultime due materie. Sono particolari da prendere, quindi adesso ritorniamo di qua. E andiamo però a est. Quindi da qui voglio arrivare verso quelle rocce in alto a destra, a est. E andiamo di là. Qui torneremo di nuovo nella grotta da dove siamo usciti prima. Eccoci qua. Però adesso, anziché entrare lì, andrò in alto a destra. Ma magari usiamo la limit che forse mi sblocca quella dopo. Quella di Cloud me la voglio tenere, che tra un po' ci sarà un mini boss. Avrà una bella sorpresa. Non mi conviene fare qualche altra battaglia, allora. Un altro troll è aumentato. Adesso, quindi, andiamo qui, a destra. In alto a destra. E superato questo punto, dovremo arrivare verso quelle rocce. Bravi, attaccate Cloud. Non so se riuscirò a fare tutto in tempo, però... c'è ancora un pezzo qua, maledizione. Facciamo così. Ok, sono esattamente dove volevo. Andiamo qui in alto, sono dove c'è questa specie di incrocio qui, sulla destra. Proseguiamo di qua, che c'è una materia da... anzi, no, mi conviene andare a toccare il lago. Forse faccio un po' prima così. Perché per prendere una di queste due materie bisogna prima toccare una sorgente termale che è oltre questo punto. Perché se voi toccate l'acqua poi potremmo incontrare l'altro scalatore che... di cui ci ha parlato prima Olzolf, Yamsky. Però appunto se non tocchiamo l'acqua
E comunque non si può incontrare da qui dentro, bisogna uscire fuori. Quindi adesso tocchiamo l'acqua velocemente. È l'unico posto non congelato, toccalo. Acqua termale. Vi faccio vedere dov'è. È lì dove c'è quel lago in alto a destra. Adesso ritorniamo. No, no, non volevo toccare. Ritorniamo di qua però. Tanto è uguale, si ritorna esattamente allo stesso punto perché da qui dentro. Cioè, da dentro il grande ghiacciaio possiamo recuperare una materia di supporto, una materia blu, andando di qua. Invece quel nemico lì lo potremo incontrare uscendo e poi rientrando, però andando poi verso est. Ma questi non li abbiamo incontrati ancora. Ok, mi ha sbloccato la limit. Vediamo se muoiono. Però essendo robot dovrebbero essere deboli al fulmine. Uguale. No. Questa è la limit di livello 3, ma la vedremo contro il boss. Vediamo se ha qualcosa da rubare. Era salito Cid, credo, però devo fare in fretta. Dai, dai, dai. No, devo andare verso il punto rosso. Adesso, qui sulla destra, non in questa schermata, dovrebbe essere in quella dopo, c'è una materia di supporto. Eccola qui. La materia colpo plus, la vediamo subito dopo. Adesso devo fare più in fretta possibile. Voi comunque raccoglietela. Ah, una cosa che vi volevo dire. Tutta questa parte comunque la potete esplorare anche dopo, quindi non c'è problema. Mi sa che ho perso tempo. Vabbè, sono ritornato nella sorgente termale. Andiamo di qua. Pensavo di uscire da lì. Quindi se vi perdete qualcosa, poi potete ritornarci. Anzi, facciamo una cosa. Ecco, sono uscito. E andiamo a verso. Dovrei andare verso est, però Cloud svenirà, sono sicuro. Quindi andiamo a nord. E andando di qua. Tanto il terreno ci sono tutti i quadrettoni, quindi basta seguire anche quelli. Dovrei ritornare nella. Alle pendici della rupe. Aspettiamo. È diventato tutto storto, ma va bene. Ok, di qua dovrei andare verso nord, però. Sì, perfetto. Già che ci sono, mi vado a riposare. Voglio riposarmi. Sì. Faccio pure un salvataggio e poi andiamo a recuperare l'ultima materia e ad affrontare il boss. Quindi, oppure le limit, meglio di così. Adesso tanto siamo a posto perché ho resettato il timer, oppure dormito. Allora, adesso ritorniamo verso il grande ghiacciaio, quindi ritorniamo di qua. Ah, un attimo, mi sono ricordato, avevo preso la materia a dead cut e la equipaggerò poi nel prossimo episodio. Anche perché poi voglio cambiare personaggi. Eccola qui. Infatti questa qui fa un attacco in più se è collegata a una materia che è
di cui usate il colpo. Per esempio, questa è l'ideale se la collegate con Death Blow, perché sia che va a segno che nel caso in cui non vada a segno Death Blow, fa un colpo in più. Quindi nel caso in cui Cid faccia questo colpo qui, poi ne fa un altro, ma anche se sbaglia. Adesso Death Blow è proprio la cosa quella più utile da collegare, perché magari fa già il colpo critico e in più fa un altro colpo, però la potete collegare anche a Steel, Sense. Quindi, ritorniamo nel ghiacciaio. Adesso, qui siamo a nord, dobbiamo andare a est. Scendo solo un po' e poi vado a est. Perché adesso, avendo toccato la sorgente termale, l'acqua, dovremmo incontrare un personaggio in una grotta. Ah, i conigli, che si danno 50 lire a testa. Adesso di qua, se mi sono orientato bene, dovrei rientrare nel grande ghiacciaio, ma dal lato est. Infatti. Adesso, dopo qualche schermata, dovremmo vedere poi una grotta sulla destra. E qui c'è l'ultimo oggetto da raccogliere. Ci sarà anche un boss. Ecco, adesso probabilmente sarò entrato nella schermata successiva, me l'ha fatto proprio nel caricamento, vediamo un po'. Sì, infatti. No, voglio entrare come voglio io, quindi da qui, ok. E adesso, infatti, siamo arrivati qui. Qua non mi fa vedere esattamente dove siamo, però siamo in una grotta oltre quelle montagne e quelle rocce a est, a nord-est. Poi, avendo toccato l'acqua termale, qui dentro c'è quel personaggio lì, viola, blu, viola. Infatti adesso potremo ottenere l'ultima materia. Devo fare solo questa cosa qui. E quindi andiamo a parlargli. Adesso lui si arrabbierà, infatti, perché abbiamo toccato l'acqua. Cosa? Come hai osato toccarmi con le stesse sporche mani che hanno toccato dell'acqua termale? Non ti perdonerò. Infatti, questo qui era Yamsky, l'altro scalatore che si era perso. Però dovremmo affrontare di nuovo lei, Snow. È praticamente lo stesso nemico di prima. Solo che qui l'ha calcolata come se fosse una boss fight. Fa confusione, quindi mettetevi le difese contro confusione e anche contro ghiaccio. Poi lei è debole al fuoco. E si può rubare il circlet, ma l'abbiamo già visto prima, adesso conviene fare Ast. Glielo voglio rubare perché voglio avere la soddisfazione di rubarlo anche al boss. Poi però la finiamo in grande stile stavolta. Eccolo qua, finalmente ci sono stato almeno 5 minuti. Adesso finiamola in grande stile con la Limit di Cloud, Meteor Rain. Toh. Perché? Adesso abbiamo ottenuto la materia Alexander, questa è una summon. Magari la vediamo anche. Gliela
Metto a Cloud a posto di Ramu. Eccola qua, Alexander. Questa è di elemento sacro. MP Absorb, va bene. Credo che sia una delle uniche materie, se non l'unica, di elemento sacro. Qui siamo nella caverna. Abbiamo preso tutto, adesso ce ne possiamo tornare indietro. Ah sì, devo rimettere le musiche. Anzi, no, la vediamo con la musica. Dai, Cloud. Vabbè, ho capito. Ah no, stanno scappando. Quando rimangono così è perché stavano per scappare, però hanno fatto più in fretta i nemici a colpirci. Quindi rimettiamo subito. Eccola qui. Perfetto. Adesso al prossimo incontro vi farò vedere Alexander. Abbiamo raccolto tutto. Erano sei oggetti da raccogliere. Voglio provare a tornare di qua. Perché? Ah no, è svenuto, meglio. Sarei tornato di nuovo nelle rocce, da lì poi sarei uscito, però. Direi che abbiamo fatto tutto. Alexander la vediamo nel prossimo video. Anche perché poi dovrò modificare un po' i personaggi, l'equip, un po' tutto. Allora, le materie più importanti erano queste due, poi c'era anche Hall. Quindi assicuratevi di prendere questa, Added Cut, quindi da dentro il grande ghiacciaio, dove c'erano quelle rocce a est. E poi Alexander, se però ricordatevi di toccare prima l'acqua termale, poi di uscire fuori e di andare verso est. E da lì poi rientrerete e troverete quel personaggio blu, Yamsky, nella grotta. E poi c'era ovviamente l'accessorio Safety Pit, che è abbastanza importante. No, già che ci sono, vado. Anzi, no, ci riposiamo nel prossimo video. Tanto se devo cambiare personaggi. Va bene, allora io mi fermo qui, vi ringrazio a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo episodio di Final Fantasy VII. Alla prossima, ciao a tutti!